chiamo Gabriele e sono qua con i miei compagni per il nostro progetto di alternanza a scuola lavoro. La scuola lavoro è un progetto di formazione al quale dobbiamo tutti prendere parte, tutti gli studenti dei superiori tra la terza e la quinta, con dei lavori totalizzando un certo numero di ore extra lavori extrascolastici. Ma parlando appunto, questo progetto si chiama Le statue che raccontano. E l'intento è quello di valorizzare le statue degli Uffizi, che spesso non vengono notate anche nel corridoio, uno si guarda in giro senza conoscerle e apprezzandole come invece dovrebbe essere. E qui vi verranno letti, abbiamo scelto delle statue che hanno in comune tutte di rappresentare la scena di un mito narrato nella Metamorfosi di Ovidio. Adesso Luigi vi narrerà il mito di Ercole e il centauro Nessa e Sofia vi leggerà quello di là. La clava chiamata Florenzia Firenze, con la clava di Ercole, Roma, la Valva Sicrana. Già a partire dal 1400, con l'avvento di Medici, viene introdotta a Firenze il culto dell'eroe Ercole. Infatti questa statua è in simbiosi con quella di Piazza Signoria, che rappresenta Ercole il capo, e quella nel Salone del Cinquecento rappresenta le 12 fatiche di Ercole. Questa statua rappresenta il mito di Ercole Nessa. Ercole, fuggito da Calidone insieme a sua moglie Deidamira, deve affrontare l'ostacolo del fiume Reno in piena. Per farlo però cade tranello dell'inganno del centauro Nessa, che riesce a isolare Deidamira e a tentare di violentarla. Ercole, accortosi di ciò, non aspetta un secondo a trafiggere il centauro Nessa le sue frecce avvelenti dell'erba. Però il centauro, in un punto di morte, trova il modo di vendicarsi di Ercole. Infatti offre la possibilità a Deianera di intingere una veste bianca nel suo sangue avvelenato, garantendogli l'amore eterno da parte di Ercole. Veste che poi utilizzerà appunto Deianera, colta dalla gelosia per Diore, figlia del re delle Calie Eurito, nel momento in cui Ercole, dopo aver appunto attaccato battaglia contro Eurito, rapirà questa bellissima fanciulla. La veste si attaccherà al corpo di Ercole e sarà colpito da un profondo dolore, tanto che si farà bruciare sul monte Eta. Questa statua è molto particolare, infatti è il fuoco visivo del primo corridoio e è il primo e più significativo esempio dell'integrazione dell'antico. Infatti non era concepito di esporre una statua allo stato frammentario come ai Uffizi. Oggi invece c'è giunta l'integra grazie al restauro appunto di Giovanni Caccini, grazie alla sua sapienza in campo anatomico e all'interpretazione iconografica. Come potete vedere, in questa statua è rappresentato un fodero di spada anziché un arco, una freccia di arco, come vi ho detto nel mito. Perché il fodero era appunto più facile da rappresentare e Giovanni Caccini usufruì di questa possibilità per renderlo come un fodero. Ora Sofia vi leggerà una bellissima poesia che abbiamo associato a questa statua e al suo mito, inerente al nostro percorso delle statue e letterario nel campo di Vigeli. Sangue mi sgela. Morte, non mi
da lontano annuncia ed amica mi prende come l'estrema delle mie abitudini. Vincenzo Lettere. Bene, adesso vi invito a seguirmi alla tribuna dove Andrea e Livia vi parleranno della tribuna e del corso. C'è Michelangelo che vi darà le informazioni generali sugli Uffizi e sulla tribuna. Allora, gli Uffizi furono inizialmente concepiti come uffici amministrativi fiorentini e furono commissionati dal Gran Duca Cosimo Pino de' Medici e l'architetto Giorgio Vasari che iniziò la costruzione nel 1560. Che fu poi terminata nel 1580 con l'architetto Bottarelli e sotto il Gran Duca di Francesco. Durante la costruzione dell'edificio furono demoliti molti edifici medievali, ma fu risparmiata la chiesa di San Pierascheraggio perché era di Fiorentina. All'interno dell'edificio sono presenti colonne toscaniche e un motivo serliano rivolto verso l'alto che dà un impatto scenografico. E inoltre Vasari utilizzò intonaco e pietra serena per omaggiare una delle scintimis e poi il tempio. Nel corridoio di Levante, cioè quello in cui ci troviamo ora, si apriva la tribuna, che era appunto una sala ottagonale progettata da Buontalenti e che era destinata ad accogliere i più grandi tesori della collezione medicea, come la Venere dei Medici che era stata al centro. La tribuna ricorreva in altri elementi. L'area identificata da una cosa dovente che si trova sul soffitto, l'acqua invece dal soffitto decorato con bottiglie di madreperla, il fuoco dalle pareti di rosso e la terra invece dal pavimento in pietra di ferro. Inoltre, fu inaugurato nel 1588 il Teatro Medicio, che adesso è rimasto soltanto un vestibolo al primo piano, che era celebre perché lì era nato il inoltre Ferdinando I espose il trasferimento da Palazzo Vecchio della serie Giuliana, che sono appunto questi ricordi piccoli qua, che appunto era una serie di collezioni dei ritratti degli uomini illustri per l'epoca, e della serie Aurica, che invece erano qua, che sono questi quadri più grandi, che invece era una serie di collezioni dei ritratti dei principali esponenti dei Medici. Inoltre il soffitto del corridoio di Levante, cioè questo, era stato affrescato con bottiglia grottesca che riprendevano la rossa aurea di Levante. E mentre invece quello del corridoio imponente invece era affrescato con dei soggetti religiosi. Gli Uffizi aprirono solamente nel 1769 sotto il Gran Duca di Pietro Leopoldo di Lorena. E furono sin dall'Ottocento molto celebri, soprattutto per la Venere dei Medici, che appunto era l'icona simbolo del museo e l'ideale di bellezza femminile di quel tempo. E inoltre furono trasferite varie statue da Villa Medici del Pincio a Roma. Il primo fondatore di Roma, il primo re della città, mentre una seconda versione narra che Venere
cosa ti accanto a me, non te ne andare. Io ti vederò, io ti proteggerò. Ti pentirai di tutto, perché d'essere venuta a me. Liberamente, fieramente, ti amo. Non ho nessun pensiero che non sia tuo. Non ho nel sangue nessun desiderio che non sia per te, lo sai. Non vedo nella mia vita altra compagna. Non vedo altra gioia. Rimani, riposati, non temere di nulla. Dormi stanotte sul mio cuore, da piena da te. Identici perfettamente,
andato al turno. Un solo cranio a ricoprire tutte e due le facce, volte ad orizzonti opposti. Quattro orecchie, genitali in coppia, e tutto il resto in coerenza. Dunque, i sessi erano tre, e di tal forma. La ragione era che il maschio discendeva in origine dal sole, la femmina dalla terra, e quello, intriso del cranio, dalla luna, poiché anche la luna partecipa dell'uno e dell'altro, la torre. Quale velato era fraterno al mio dolore. Ed io risposi, prima per Celia, poi perché il dolore è eterno, ha una voce e non varia. Questa voce sentiva gemere in una capra solitaria, in una capra dal viso semita, sentiva querelarsi ogni altro male, ogni altra vita. Umberto Samo. La Conte was one of the tribes of Apollo, and he tried to convince the Trojans not to enter the wooden horse inside the city. But two snakes arrived from the city and killed him with his two sons, according with Athena's will. This is the only model sculpture in the Uffizi Gallery, and it was made by Baccio Martinelli from 1520 to 1525, and in 1671 it was transferred here in the Uffizi Gallery.